Sono qui per parlarti, insomma, ieri sei scappata dal ristorante e oggi non sei neanche venuta in spiaggia. Beh, hai sprecato il tuo tempo, potevi rimanere in spiaggia, so già cosa stai per dirmi. Ah sì? E cosa sto per dirti? Niente, semplicemente che non dovevo baciarti, ho rovinato la nostra amicizia e non vuoi più vedermi. No, non è questo, non voglio dirti questo, cara. Beh, magari lo dici con parole diverse, ma il succo è questo, non sono stupida. No, voglio dirti che per me quel bacio non è stato un errore. Mi è piaciuto. Sul serio? Sì, perché insomma, è da un po' che insomma mi sono innamorata di te. Ma insomma, non avevo il coraggio di dichiararmi perché pensavo che tu fossi ancora innamorata di Blair. Sì, fino a poco tempo fa ero ancora innamorata di lei, ma poi quando tu mi hai offerto la tua amicizia, insomma, mi è scattato qualcosa dentro di me che mi ha fatto dimenticare Blair. Poi tanto lei non mi vuole, quindi è inutile che continui a correre dietro di lei. Me l'hai detto tu. E ora, cioè, anche tu, so che ti piaccio. Sì, quindi niente, volevo chiederti, ti va se ci fidanziamo? Così, su due piedi, solo perché ti ho dato un bacio. Sì, mi bastava sapere che io ti piaccio. Beh, io accetterei anche Giulia, ma come la mettiamo con i tuoi amici? Ma perché ti preoccupi sempre dei miei amici? A me basta sapere che sei con te, poi se i miei amici non ti accettano, non mi interessa, voglio stare con te. Sul serio, sono così importante per te? Assolutamente sì. Quindi ci stai? Sì, ci sto. Yuppie! Bene, ora che è tutto chiarito andiamo in spiaggia. Sì, ok, metto solo il costume e possiamo andare. Andiamo. Ma come la mettiamo con i nostri genitori? Beh, ma i nostri genitori c'è tempo, glielo diremo più avanti, ok? Va bene, ma non aspettiamo troppo. No, no, dai, adesso pensiamo a divertirci. Ok. Intanto a New Doll City. Quanto manca, mamma? Poco, ragazzi. Lo so, ma è che ci siamo dati l'appuntamento con gli altri ragazzi per andare alla pasticceria. Oh, sì, non vedo l'ora di rivederli. Intanto gli altri in pasticceria. Sa, quando arrivano? Sono 10 minuti che li stiamo aspettando. Tranquilla, Sara, arriveranno, avranno beccato il traffico. Già, e magari si sono fermati a casa ancora a posare un paio di cose, cioè ad aiutare i genitori, poi verranno. Sì, insomma, non vedo l'ora di rivedere Blair. Anche noi, ma non stiamo sclerando come te. Voi non potete capire. Che poi, insomma, non c'era neanche. Poi anche Giulia non c'era. Sì, ma lei non torna ancora oggi, tra un paio di giorni. Chissà se sono nati nello stesso posto e si sono incontrati. Non credo ce l'avrebbero detto. Din din din. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Finalmente Sara era già preoccupata. Ciao Blair, bentornati! Ciao ragazzi, ci siete mancati tantissimo. Già, però ce la siamo spassata di brutto! Già, abbiamo mangiato tantissimo ed è roba squisita. Già, voi cosa avete fatto qui? Adesso ve lo diciamo, sedetevi. È stato veramente fantastico, quell'hotel è da sballo. Già, e il cibo, wow! Già, c'era anche la piscina, è stato divertentissimo. Sì, e la spiaggia è molto bella e pulita. E anche i gelati. Sì, è stato una delle vacanze più belle di sempre. Già, e poi è sempre bello passarla con gli amici. Quella è stata la cosa più bella. Vi sarete divertiti tanto. Sì? Avete incontrato qualcuno, tipo Giulia? Giulia? No, non l'abbiamo incontrata. Ah, ma perché? Lei è nata anche in vacanza? Infatti mi chiedevo perché non c'era. Sì, lei è nata anche in vacanza, torna tra qualche giorno. Ah, non ne sapevo niente. Sì, è partita 1 o 2 giorni dopo di voi. Ci ha avvisato all'ultimo secondo. A voi, beh, magari non vi è arrivato il messaggio, non ne ha avuto il tempo. Beh,
Beh, sì, in effetti deve preparare tutte le valigie. E beh, allora la saluteremo tra qualche giorno, ci dirà anche lei come è andata le vacanze. Beh, nel frattempo, che ne dite di ordinare un buon gelato? O una granita? Ah, che bello, fanno i gelati e le granite. Beh, le granite le facevano già prima. Allora certo, gelato e granite per tutti! Ragazzi, il nostro episodio finisce qui. Finalmente Danny, Argentina, Viola, Alex, Betty e Blair sono tornate dalle vacanze. Invece Giulia e Carola tornano tra un po', perché sono arrivati proprio in questo momento. Chissà come la prenderanno all'idea che Carola e Giulia si sono messe insieme. Secondo voi è una buona idea? Blair, magari. Vabbè, non voglio spoilerarvi niente. Ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Iscrivetevi, mettete like e lasciate un like. E diteci nei commenti se vi siete mancati. Sì, perché quando loro erano in vacanza si sono fatti vedere solo loro e Giulia e Carola. Noi non ci avete più visto. Beh, allora alla prossima. Un bacione e un abbraccio. Ciao!